Il Castelfidardo si conferma implacabile tra le mura amiche, superando di misura al Mancini il Porto Recanati. Come all'andata è decisivo l'under Tassi, che punisce ancora la squadra di Possanzini, che cercava conferme in chiave playoff dopo aver superato Monte Giorgio e Folgore e Falerone nelle ultime due partite. Il tecnico di casa doveva rinunciare allo squalificato Ortolani e nel modulo collaudato Mobili decide di schierare Cantarini tra i pali, linea di difesa con Ristè, Belelli, Marconi e Pretini, Capitan Fermani e Ciccioli sulla mediana con Tassi esterno a destra e Sbarbati a sinistra, coppia d'attacco composta da Simoncelli e Donzelli. Possanzini dal canto suo non cambia filosofia di gioco e manda in campo Fatone in porta, Mandolini, Giovagnoli e Michele Santoni in difesa con Cento molto alto sulla destra, Strano in cabina di regia affiancato da Elia Santoni e Caporaletti e Gasparini e Garzia in appoggio a Pandolfi, punta centrale. La gara è vivace sin dalle prime battute, dopo aver frenato le prime velleità ospiti e il Castelfidardo a farsi vedere in avanti con una punizione di Ciccioli dai 20 metri che sorvola la traversa al sesto. Passano altri due minuti ed il Castelfidardo si costruisce la prima vera palla gol con un lancio in verticale che aggira il fuorigioco arancione e libera la fuga di Sbarbati sulla sinistra. Il numero 11 bianco-verde entra in area dal lato corto e mette in mezzo un pallone rasoterra che Giovagnoli, in provvidenziale recupero, manda in corner. Sugli sviluppi del tiro alla bandierina Marconi in mischia trova lo spazio per la battuta a colpo sicuro ma Fatone si supera e respinge, poi nel successivo batti arrivati nell'area piccola la difesa ospite si chiude e riesce a sbrogliare. Provano a rispondere gli ospiti al decimo con un'azione manovrata che porta Cento al cross dalla destra, Marconi in anticipo su Pandolfi ribatte, Gasparini raccoglie i 20 metri ma il suo esterno sinistro si perde al lato. Il gol che decide la gara arriva poco dopo il quarto d'ora, è il 17esimo con un'altra verticalizzazione che premia lo scatto di Tassi che brucia Michele Santoni di spaccata, trova la zampata vincente per beffare Fatone in uscita e mandare in rete il gol dell'1-0. Il Porto Recanati prova subito a riorganizzarsi ma i biancoverdi non concedono spazi, il ritmo resta alto e al 24esimo gli ospiti riescono a farsi vedere con un bel cambio di campo di Michele Santoni che pesca dall'altra parte Cento, bravo nell'aggancio e nel vedere lo scatto di Elia Santoni che riceve in area e prova a girare in porta di prima intenzione ma trova Cantarini pronto a chiudere in angolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto. Il tasso agonistico è elevato ma dopo la mezz'ora la gara scende un po' di tono. Prova a vivacizzarla ancora a Sbarbati che sfonda di nuovo sulla sinistra al 36esimo ma sul suo cross non c'è nessun compagno pronto alla deviazione. Il Porto Recanati prova ancora a riversarsi in avanti ma non trova spazi, proprio cercando l'azione manovrata i ragazzi di Possanzini rischiano di subire la seconda rete al termine della prima frazione quando Michele Santoni perde palla all'altezza della metà campo sulla pressione di Tassi che scappa verso l'area ospite e cerca l'assistenza ai compagni anziché la soluzione personale favorendo il ripiegamento e la difesa ospite con lo stesso Michele Santoni a sbarrare la strada alla conclusione di Sbarbati. Nell'intervallo Possanzini lascia negli spogliatoi Cento affiancando Leonardi a Pandolfi in avanti al rientro in campo e gli ospiti partono subito all'attacco alla ricerca del pari. Al 48esimo Michele Santoni manda alto su punizione dai 25 metri. Al 52esimo Mobili richiama il play Ciccioli per il dinamico Carboni. Il Castelfidardo si rivede in avanti al 53esimo sempre con Sbarbati che entra in area dalla sinistra ma poi calcia centralmente con Fatone che blocca senza affanni. Proteste arancioni al 56esimo, Leonardi invita al cross Elia Santoni sulla destra, la difesa di casa libera a corto, Michele Santoni prova ad insistere, la sfera finisce a Pandolfi che in area termina a terra, Rossetti di Iesi appostato a pochi passi lascia correre. Il Porto Recanati resta riversato nella metà campo bianco-verde con i padroni di casa che faticano sempre più a uscire con le azioni di rimessa. Ci prova Simoncelli al 61esimo ad alleggerire la pressione ma il suo tiro viene strozzato dall'opposizione di Strano. Al 65esimo Elia Santoni viene servito con un bel pallone sulla corsia di destra da Strano, appoggio per la corrente Pandolfi che controlla e calcia col destro dall'interno dell'area di rigore. Marconi ci mette il piede e ribatte in corner. Un minuto più tardi Leonardi guadagna il fondo sulla sinistra, il cross è per la testa di Pandolfi ma l'attaccante ospite non inquadra la porta. Mobili non vuole più rischiare, al 68esimo decide di togliere Simoncelli per far spazio a Romanski e 4 minuti dopo richiama anche Sbarbati per Bacchiocchi accolto in campo dall'ovazione del Mancini dopo il terribile scontro che portò alla sospensione della finale di Coppa Italia a Porto Sant'Elpidio con il Monte Giorgio.
I ragazzi di Possanzini ci provano, ma gli spazi sono ancora più ridotti. Il Castelfidardo riesce ora anche a ripartire. Al 79esimo Romanski si libera sulla destra e dal fondo mette in mezzo scavalcando Fatone, ma non c'è nessun compagno in area e l'azione sfuma. All'81esimo Gasparini ci prova dalla distanza, ma la sfera sorvola ampiamente la traversa. Possanzini le prova tutte, inserendo anche Davide Gasparini per Caporaletti all'83esimo e Rombini per Mandolini all'89esimo, ma la difesa bianco-verde riesce a non correre altri pericoli, portando a casa così altri tre punti che consolidano il secondo posto in classifica. I bianco-verdi si confermano anche la miglior difesa del campionato, con appena 15 reti subite. Hanno poco da rimproverarsi gli ospiti, che forse però soffrono una scarsa vena in fase realizzativa.